professor Mario, io poi ti ho dimenticato di farti in trasmissione, ma questi carri, una volta finito il carnevale, che fine fanno? L'anno dopo, successivo, diciamo, qualcosa viene riciclato, quello che si può. Il resto purtroppo viene demolito. Oddio. Davide, praticamente lo chassis, ti ricordi lo chassis? Lo chassis viene ovviamente usato ogni anno, qualcosa viene riciclato e qualcosa, ahimè, viene buttato dopo tanto tanto lavoro. Mario, grazie mille e fatti una capatina più tardi che facciamo un bilancio insieme. Va bene, grazie a voi. Ciao Mario. Sì, siamo tornati perché non finisce mai di stupirci questo splendido carnevale. Abbiamo due rappresentanti importanti, io un rappresentante hip hop, poi ci dirà chi è, e mi pare ci sia pure un assessore fra i due. Chi è l'assessore? Io ho sempre detto sta cosa, ma si dice sempre comunque assessore o assessora. Assessora non mi piace. Allora, intanto complimenti per quello che fate. Io sto parlando con Evelina Cataldo. Allora, Miss Cataldo, che rappresenta un po' l'Italia, e poi questa cosa, ricordando il grande Martin Luther King, I have a dream, che meraviglia. Insomma, un carnevale in crescendo. Certo, certo, tutto merito dei castelvetresi e di chi ha organizzato, ha voluto organizzare il carnevale. Senta, ma da quanti anni fate questo spettacolo meraviglioso, più o meno? Il carnevale di Castelvetere nasce nel 1683. E sì, è una tradizione secolare e all'inizio è nata come una rivalità tra due luoghi, la piazza, che era il centro storico, eccetera. Però diciamo che la maggior parte è autofinanziato. E questo vi fa ancora più, ancora più... Io al momento vi ringrazio, vi lascio correre con questa Ieve Dream, me lo porterò nel cuore anche quando tornerò. Anche perché, come diceva un signore sulla balconata prima, ha detto una signora, noi qua non siamo a Viareggio, cioè noi non viviamo di carnevale, noi di giorno andiamo al lavoro e di notte dipingiamo e lavoriamo ai carri. Le quattro di mattina. E questo vuol dire che c'è tanta buona volontà e tanta coesione nel paese. Complimenti e grazie, grazie ancora. Grazie ancora. Bene. Mister Iannuzzo, vuoi fare qualcosa o vuoi stare lì a oziare qua? E ti gratti? Iannuzzo, ti dico solo che si è messo la sveglia. Si è messo la sveglia. Quindi qualcosa starà facendo dietro lo striscione. Che stai facendo? Che stai facendo? Intanto vogliamo ricordare a tutti loro, per chi ci sentono parlare probabilmente, non sanno di che stiamo parlando o dove siamo. Noi non siamo a Rio de Janeiro, no, ma per molti meglio. Versi anche meglio, perché meglio. Noi siamo in provincia di Avellino, a Castelvetere sul Calore, un carnevale pazzesco, bellissimo. Bellissimo, una sorpresa. Io volevo sapere fino a che ora dura sto carnevale, così chiamiamo ancora gente. Mi dicevano che adesso dovrebbero fare il secondo giro se funziona come Scusa. Domenica. E poi, una volta che i carri ritornano in piazza, c'è musica tutta la sera. Bene, ok, e quindi c'è da ballare per tutta la sera. Quindi invitiamo tutti voi che state ascoltando CRT Radio di correre, correre nel senso... senso blando della parola, venire qui a Castelvetere è facilissimo. Da Avellino quanto dista? Big, ma a che ora si mangia? Sì, aspetta, da Avellino quanto dista più o meno? 20-30 km. 30 km, da Benevento giù di lì, siamo poi qui, dall'Altirpinia dai. Siamo a tiro di schioppo. Ogni chilometro ne vale la pena. Quindi venite a Castelvetere, non ve ne pentirete. Poi se c'è qualcosa da, avete qualcosa da dire, lo dite a Davide. Se avete fame, ci sono tanti stand gastronomici. I primi 50 che arrivano paga il paga presidente. Iannuzzo. Va bene? Io già ne ho 7 qui, va bene? Sei pronto? Fa finta di nulla. Bene, vogliamo tornare un po' alla musica, così facciamo sentire un po' di musica agli amici che di ci fa sentire CRT Radio. Non mettere Carmelo Zappulla, che già te l'ho detto, eh. Lui è quello di Carmelo Zappulla. No, c'è Kung Fu Panda. Ciao ragazzi. E c'è anche SpongeBob. Ce li abbiamo tutti. Ciao. Allora, non riesco